Salve da Scriptamanent. Queste sono le due bandiere, quella della Repubblica di Genova e quella della Repubblica di Venezia, che hanno dominato il periodo medievale italiano e si sono scontrate con immenso vigore e immensa violenza. Allora, prima di cominciare, voglio segnalarvi il sito scriptamanentitalia.it, dove trovate degli approfondimenti storici. Molti sono sull'epoca romana, che è la nostra specializzazione, ma ne trovate altri su periodi anche ben più recenti. L'ultimo articolo che vi suggerisco di andare a leggere è quello su Bashar al-Assad, attuale ancora presidente della Siria, personaggio molto controverso, di cui vi raccontiamo la storia per comprendere meglio una parte del Medio Oriente, fondamentale anche per le dinamiche dell'Europa. Quindi leggete questo e gli altri articoli di scriptamanentitalia.it, ma noi cominciamo la nostra storia che si verifica in Europa nella seconda metà del 300. Genova e Venezia sono le due più potenti repubbliche marinare di tutta l'Europa, di tutto il Mediterraneo, e sono in sostanziale concorrenza, una concorrenza economica ma soprattutto commerciale. In particolare Genova e Venezia si contendono ormai da diversi decenni la zona del Levante, che il Levante è una zona orientale definita a nord dai Monti del Tauro, dal Mediterraneo, dal deserto arabico e dalla Mesopotamia. Quindi si contendono una zona molto importante per i traffici commerciali di tutta l'Europa. In particolare poi i prodotti erano tantissimi, però c'era il commercio dei cereali, che era fondamentale per sostentare i cittadini sia di Genova che di Venezia, e poi il commercio del sale, che per Venezia era molto importante, ma per Genova era assolutamente fondamentale e che veniva rivenduto alle città padane. Quindi c'è veramente una lotta commerciale molto molto dura in cui Genova e Venezia si fronteggiano costantemente. E qui, in questa fase, la battaglia è una battaglia commerciale e di accordi. In particolare, Genova aveva messo a segno un bel colpo, cioè aveva ottenuto la collaborazione degli imperatori bizantini, e in particolare la dinastia dei Paleologi, che avevano concesso più volte a Genova i diritti di scambio nei territori, ovviamente, dell'impero bizantino in tutta la zona del Medio Oriente. In questo modo, con questa collaborazione, con questi diritti, Genova aveva aumentato drasticamente i suoi empori e le sue colonie nella zona del Levante e in tutta la zona dell'Oriente e del Medio Oriente, quindi stava dando molto fastidio ai commerci veneziani. I veneziani avevano reagito, avevano risposto in che modo? Avevano concesso un prestito di 30.000 fiorini a Giovanni Paleologo, uno degli imperatori bizantini. E Giovanni Paleologo aveva dato impegno l'isola di Tenedo, che era un'isola fondamentale per i commerci, cioè era un punto importantissimo. Quando poi il debito dell'imperatore era salito a 80.000 fiorini, a un certo punto l'isola di Tenedo era stata regalata e completamente data al 100% a Venezia, che quindi aveva un po' pareggiato il colpo di Genova con l'acquisizione di un'isola importantissima per tutti gli scambi commerciali. Quindi la tensione e la lotta tra Genova e Venezia è continua e si aspetta solo un casus belli per passare alle armi. Il casus belli avviene nell'isola di Cipro. Nel 1369 il re di Cipro, Pietro I di Lusignano, viene sorpreso da alcuni cavalieri nel suo letto assieme all'amante
e viene barbaramente ucciso nel suo letto, viene decapitato. Probabilmente dietro questi cavalieri c'erano i suoi fratelli Giovanni e Giacomo che volevano eliminare il potere e prendere il suo posto. Allora arriva il successore, che è un adolescente che si chiama Pietro II, e essendo il successore si organizza l'investitura ufficiale, un grande banchetto, dei festeggiamenti, dove vengono richiamati tutti i principali reggenti di tutta l'Europa. Durante questi banchetti ci sono due figure importanti che si trovano l'una di fronte all'altra. Il primo è il console genovese Paganino Doria. Console era un termine, era un alto magistrato della Repubblica di Genova e riprendeva il nome dal console romano. L'altro era il bailo veneziano che si chiamava Marino Malipiero. Il bailo era un ambasciatore permanente della Repubblica di Venezia in un determinato territorio. Questi due cominciano durante il banchetto a sfottersi e poi passano al litigio, altercano in maniera feroce e si scatena un putiferio fra genovesi e veneziani. Cioè proprio il banchetto è il motivo per cui si scatena veramente un caos, una rissa tra genovesi e veneziani. E la cosa si espande sempre di più, tanto che a un certo punto i veneziani e i ciprioti, che erano alleati dei veneziani, cominciano a cercare forsennatamente tutti i genovesi dell'isola e avviene una caccia al genovese e un massacro di tutti i genovesi presenti su Cipro. Quindi c'è un atto di violenza che non può che portare a conseguenze drammatiche. Questo è l'inizio, il casus belli che porta verso lo scontro militare ennesimo fra Genova e Venezia. Quando Genova viene a sapere di quanto è successo all'isola di Cipro, chiaramente si muove immediatamente sotto l'aspetto militare. Allora vengono approntati 14.000 uomini su 42 galee, quindi navi da guerra di questo periodo, che immediatamente vengono approntate, salpano da Genova e raggiungono l'isola di Cipro. E comincia un assedio per vendicare quanto successo. In particolare la capitale Famagosta, la capitale di Cipro, viene assediata dai genovesi. In quel momento i veneziani vorrebbero intervenire, ma sono impegnati a combattere sulla terraferma le truppe di un certo Francesco da Carrara, che era il signore di Padova ed era in concorrenza con i veneziani. Quindi i veneziani non hanno la possibilità di intervenire e l'isola viene espugnata dai genovesi, che impongono ai ciprioti delle condizioni pesanti. Uno, il pagamento di 2 milioni di fiorini d'oro, e poi ogni anno 40.000 ulteriori fiorini che dovranno essere versati alla Repubblica di Genova. Quindi qua c'è un'azione militare genovese molto importante. I genovesi poi continuano la loro attività di antagonisti di Venezia, perché sul trono bizantino c'è un imperatore, l'imperatore è Giovanni V Paleologo, che è in lite con suo figlio Andronico, che è incarcerato. I genovesi cosa fanno? Aiutano Andronico a liberarsi e a prendere il posto del padre, diventando l'imperatore bizantino Andronico IV. In cambio Andronico IV cede l'isola di Tenedo, quella che era dei veneziani, la deve dare ai genovesi. Quindi cercano di strappare Tenedo ai veneziani. L'accordo funziona, le cose procedono, però l'isola di Tenedo in quel momento è governata da un bailo veneziano che si chiamava Antonio Venier, il quale certamente non vuole dare l'isola ai genovesi tanto facilmente. E contemporaneamente arriva la reazione di Venezia. Venezia va a riprendere il precedente imperatore, riprende Giovanni V Paleologo, si accorda con il sultano turco Murad, che nel maggio del 1379 fornisce supporto militare e Giovanni V Paleologo riprende il suo trono. E ovviamente i genovesi vengono scacciati e i mercanti veneziani riprendono il loro posto. A questo punto, dopo il casus belli dell'isola di Cipro e dell'operazione militare genovese, e dopo questa lotta fra Genova e Venezia per definire chi comanda sul trono bizantino, i rapporti sono talmente tesi che la Serenissima dichiara guerra.
Siamo quindi arrivati alla guerra aperta, si chiama Guerra di Chioggia ed è la guerra tra Genova e Venezia. Qui siamo sotto l'aspetto puramente militare. Il primo scontro in realtà non avviene né a Genova né a Venezia, ma anche in Oriente. Il primo scontro avviene esattamente il 30 maggio del 1378 a Capodanzio, vicino al Tevere, quindi all'altezza del Lazio. Cosa succede? Succede che l'ammiraglio e veneziano Vettor Pisani si trova sul mare con 14 galee armate fino ai denti. Questo coglie di sorpresa e approfitta anche di una piccola burrasca, coglie di sorpresa un generale genovese, Luigi Del Fiesco, che aveva 16 galee. Allora Pisani attacca Del Fiesco, si sviluppa una guerra navale, una battaglia navale tra veneziani e genovesi e Pisani, il veneziano, stravince questo primo confronto. Quindi i veneziani assediano l'isola di Cipro per scacciare tutti i genovesi che sono rimasti a Cipro, no? E quindi rompere il dominio genovese su quell'isola. Quindi l'attacco veneziano è assolutamente fulmineo ed efficace. Quando Genova viene a sapere di questa sconfitta e di questo pericolo, immediatamente prepara una flotta. E allora c'è un grande ammiraglio genovese, Luciano Doria, che punta verso l'Adriatico direttamente contro Venezia. Tra l'altro Genova si era alleata con Francesco da Carrara, che era già nemico dei veneziani, e con le armate ungheresi, perché aveva creato una serie di alleanze in funzione anti-veneziana. E allora questo contrattacco da parte dei genovesi, questa risposta militare genovese, porta Vettor Pisani a correre immediatamente per salvare la madrepatria. Ovviamente durante il percorso distrugge alcune colonie genovesi, viene messa a ferro e fuoco Focea, Chio, Mitilene, che erano tutte sotto il dominio genovese, e a un certo punto la flotta genovese e quella veneziana si trovano in Croazia, a Pola, dove si svolgerà un nuovo scontro, una nuova battaglia navale tra Genova e Venezia. Arriviamo quindi alla battaglia di Pola. Cosa accade? Come si sviluppa la battaglia di Pola? L'iniziativa è genovese. L'ammiraglio Luciano Doria si presenta davanti ai veneziani con 18 galee pronte a combattere. Vettor Pisani è consapevole di avere meno navi, quindi inizialmente non voleva combattere. Però i suoi luogotenenti lo convincono ad intervenire perché sono sicuri di poter vincere i genovesi e quindi a questo punto Vettor Pisani ingaggia la lotta. Vettor Pisani, veneziano, guida le galee veneziane a un combattimento ferocissimo contro le altre galee di Luciano Doria, il genovese. Si scatena una battaglia navale furibonda e ci sono alterne fortune. Inizialmente i veneziani riescono addirittura, con i loro cannoni, ad uccidere il generale genovese, perché Luciano Doria perde drammaticamente la vita durante il combattimento. Ma i genovesi, vedendo la morte del loro generale, anziché perdersi d'animo, si infervorano ancora di più, combattono con tutte le loro forze, contrattaccano e devastano la flotta veneziana. Per i veneziani la cosa è drammatica, ci sono 700 morti veneziani, 2.400 prigionieri e addirittura, anche dopo aver vinto, comunque 15 galee veneziane vengono conquistate dai genovesi che sfogano la loro ira trucidando altri 800 marinai e soldati veneziani. Quindi la battaglia di Pola la vince Genova e di gran lunga. A questo punto Genova manda degli ulteriori rinforzi, arrivano infatti al comando di Pietro Doria, un altro ammiraglio, altre 47 galee da guerra. E quindi questo enorme contingente distrugge alcune zone veneziane come Grado e Caorle e si avvicina drammaticamente contro Venezia. Venezia, la quale comincia a pensare di essere sotto assedio. Chiama immediatamente a raccolta tutti i soldati, chiama in maniera disperata anche un altro importante personaggio, cioè Carlo Zeno, il comandante della flotta Venezia in Oriente, dicendogli di correre subito, e ci si prepara a un assedio che sarà terribile. I
I genovesi, quindi, stanno assediando Venezia, avanzano minacciosi con tutte le loro galee da guerra. È molto complicato, quindi noi semplifichiamo, però un primo colpo importante. I genovesi conquistano Chioggia Minore e quindi mettono a segno un punto importante per avvicinarsi alla laguna di Venezia. Poi attaccano Chioggia Maggiore, che era difesa da un podestà, il podestà si chiamava Pietro Emo con soli 3.000 uomini, che stoicamente cercano di resistere, ma Genova conquista anche Chioggia Maggiore con straordinaria violenza e continua ad avanzare imperterrita, minacciosa, distruggendo ogni resistenza veneziana. I genovesi avanzano, riescono a conquistare, a superare l'isola di Pellestrina, e l'isola di Pellestrina veramente dava accesso alla parte meridionale della laguna di Venezia, e si avvicinano verso la città sempre di più. Venezia è assolutamente assediata, ogni resistenza viene spezzata con enorme forza da parte dei genovesi, che stravincono quella battaglia. Quindi Venezia in quel momento cade totalmente nelle mani dei genovesi. La laguna di Venezia è nelle mani della flotta genovese, che ha stravinto prima la battaglia di Pola e poi l'assedio di Venezia. Venezia è in una situazione così disperata e così drammatica che a un certo punto si umilia visceralmente. Tre ambasciatori portano un foglio bianco di fronte ai capitani e ai generali genovesi e dice: scrivete tutte le condizioni di pace che volete, vi lasciamo autentica carta bianca, faremo tutto quello che volete, basta che non distruggiate Venezia e non ammazziate la popolazione. Questa è una resa incondizionata, è una grande umiliazione che Venezia fa di fronte alla flotta genovese che li ha stravinti, però c'è una drammatica risposta. La risposta che fa il nostro ammiraglio Pietro Doria è: sarò contento solo quando avrò imbrigliato i vostri cavalli di bronzo nella basilica di San Marco. A questo punto l'umiliazione è massima, è totale, i veneziani non possono sopportare di vedere i genovesi che festeggiano nella basilica di San Marco, e allora non solo le trattative si interrompono, ma ci sarà la riscossa veneziana. Siamo arrivati alla riscossa veneziana. Venezia mobilita tutte quante le proprie forze. Innanzitutto Vettor Pisani, che era stato considerato il colpevole della sconfitta della battaglia di Pola ed era stato incarcerato, viene scarcerato e rimesso al comando delle operazioni. Affiancò lui un altro grande ammiraglio, che era Jacopo Cavalli. Venezia costruisce in pochissimo tempo 40 galee da guerra, si prepara, mette l'artiglieria su tutta la laguna veneta, svengono mobilitate tutte le forze di mare e di terra, addirittura gli stessi religiosi, i frati, prendono le armi, l'artiglieria è disposta ovunque, tutti i canali vengono sbarrati a difesa estrema, tutte le zone di accesso alla città vengono bloccate in ogni modo, cioè Venezia si difende con le unghie e con i denti, e comincia un enorme contrattacco della flotta veneziana. La battaglia è proprio all'interno della laguna di Venezia. Comincia la battaglia e i veneziani sono furbi, perché hanno questo colpo di genio. Utilizzano delle navi, queste navi poi vengono riempite di massi pesanti, sassi, pietre, in modo tale che le navi affondino e bloccano le navi genovesi. I genovesi vengono così circondati e da assedianti si trasformano in assediati. I veneziani adesso assediano i genovesi. E quindi la situazione si ribalta completamente con questo trucco. Continuano imperterriti gli scontri da ogni parte, e c'è anche un'altra ottima notizia per i veneziani. Il 1° gennaio del 1380 Carlo Zeno da Oriente è arrivato con 18 galee da guerra a Venezia. Quindi ci sono degli scontri ferocissimi dove i veneziani stanno rendendo la pariglia ai genovesi in ogni modo. Scontri continui, battaglie su terra, su mare, ininterrotte e ferocissime. E cosa accade? C'è proprio un'attività di guerriglia da parte dei veneziani. Tra l'altro è una delle prime volte nella storia in cui la polvere da sparo è stata fondamentale per l'esito delle singole battaglie, dei vari scontri, fino a che il generale genovese Pietro Doria viene ucciso da una palla di cannone.
viene subito rimpiazzato da un altro, era il comandante Napoleone Grimaldi, ma Napoleone Grimaldi non può fare niente, perché Vettor Pisani con la sua flotta continua ad assediare e a falcidiare le galee e quindi le navi genovesi. Dall'altra parte, Carlo Zeno utilizza anche qualcosa di innovativo, cioè 6.000 uomini del suo equipaggio sono proprio come i moderni lagunari, cioè si trasformano in truppe di terra, attaccano quindi anche via terra i genovesi e i genovesi alla fine vengono sconfitti. Ci sono 10.000 genovesi che sono stati circondati e sconfitti dai veneziani che hanno totalmente ribaltato le sorti della guerra. Quando Genova viene a sapere di tutta questa situazione, è chiaro che prova a mandare dei rinforzi. Vengono mandati dei rinforzi per liberare i genovesi, vedete la situazione come si è assolutamente ribaltata, mandano Matteo Maruffo e Gaspare Spinola con 39 galee per cercare di liberare i genovesi, ma i veneziani riescono a neutralizzare le forze di attacco, riesce a eliminare i vari rinforzi e il blocco veneziano ai danni dei genovesi non viene rotto per nessuna motivazione. Gli ammiragli genovesi cercano anche di dare battaglia, una battaglia chiamiamola campale, sul mare ai veneziani, ma i veneziani rifiutano lo scontro in mare aperto per non vanificare i mesi di guerriglia che hanno portato avanti. Quindi i veneziani si dimostrano straordinariamente furbi, enormemente capaci e hanno ribaltato la situazione. Ormai i genovesi accerchiati, 10.000 genovesi sono allo stremo, non hanno armi, munizioni, non hanno più cibo e mandano una richiesta di resa ai veneziani. I veneziani stavolta rifiutano, memori dell'umiliazione che avevano subito, e Vettor Pisani lancia l'ultimo attacco contro i genovesi che vengono sconfitti totalmente. Si tratta veramente di una resa incondizionata dove 4.200 prigionieri genovesi e 19 galee genovesi vengono totalmente sequestrate. Venezia ha vinto la guerra di Chioggia. È l'ultima e definitiva vincitrice di questo enorme scontro nella laguna di Venezia e Venezia ha riconquistato la sua città. Ci sono tutta una grandissima serie di festeggiamenti. Il doge, che al tempo era il doge Contarini, assieme a Vettor Pisani, sfilano in Venezia festante con tutti gli abitanti felici, pieni nel tripudio, nei festeggiamenti, balli e canti. Ci sono veramente l'onore veneziano viene incarnato al massimo grado e lì vicino c'è l'umiliazione per i genovesi. Le galee dei genovesi vengono rimorchiate, ma rimorchiate a rovescio, in modo tale che le insegne dei genovesi siano sott'acqua, quindi massima offesa nel mondo marinaro. E così Venezia festeggia la liberazione e la grande vittoria contro i genovesi. Come allora si conclude la nostra storia? Si conclude con una pace. Sia Genova che Venezia, nonostante Venezia abbia vinto la guerra di Chioggia, però sono sfiniti. Le lotte commerciali, le guerre hanno fiaccato le finanze di entrambe le repubbliche marinare, quindi hanno bisogno della pace. Inizialmente ci sono dei tentativi di pace, ma i rancori sono troppo forti, quindi non si riesce a trovare una tregua. In questa situazione la figura che risolve un po' lo scenario è una figura importante, si tratta di Amedeo VI di Savoia, che era uno dei regnanti più autorevoli di tutta l'Italia, anche di tutta l'Europa, che convoca una grande pace. Lì effettivamente all'appello di Amedeo VI di Savoia tutti partecipano, ci sono i genovesi, i veneziani, c'è il re di Ungheria, i carraresi, cioè accorrono tutti i comuni e le signorie italiane. Si organizzano grandi incontri, le trattative vanno avanti a lungo e si arriva a un certo punto a una pace. Cosa prevede questa pace di Torino? Venezia deve fare alcune concessioni territoriali. Le deve fare perché comunque oltre a Genova aveva anche degli altri avversari, soprattutto sulla terraferma, e bisognava trovare un accordo. Le concessioni quindi cosa prevedono? Prevedono che la zona veneziana della Dalmazia sia ceduta al re di Ungheria. Treviso verrà data al duca di Austria e l'isola di Tenedo sarà proprio di Amedeo di Savoia.
I veneziani hanno 2 mesi di tempo per dare quest'isola ad Amedeo di Savoia e dovranno anche pagare circa 150.000 fiorini al Duca di Savoia. Oltre a queste concessioni territoriali, Venezia, ma anche Genova, si impegnano per 2 anni a non avere più rapporti, non mandare più né navi né altro all'imperatore bizantino. Quindi in modo da non riaccendere la rivalità politica e le intromissioni con il regno di Costantinopoli. E l'imperatore bizantino ritorna sul suo posto e viene confermato definitivamente Giovanni Paleologo e non suo figlio Andronico. Quindi qual è l'esito di tutto questo? Venezia, però, nonostante alcune concessioni territoriali e alcuni, diciamo, sicuramente la botta derivata dalla guerra, vince. Mantiene il suo potere di Repubblica Marinara sostanzialmente intatto, recupera velocemente e mantiene i diritti commerciali quasi totalmente intatti e prospererà per diversi altri secoli. Rimarrà una Repubblica Marinara potentissima che fa dei commerci marittimi la base della sua gloria e del suo denaro. Tanto è vero che Venezia declinerà diversi secoli dopo, uno per la scoperta delle Americhe che cambia le rotte commerciali, quindi niente che sia da addebitare ai veneziani, e poi finirà addirittura nell'Ottocento con l'occupazione francese di Napoleone. Quindi Venezia comunque prosegue nel suo splendore per tanto altro tempo. Genova invece come finisce? Genova conosce un declino commerciale. Non ha più la supremazia navale di prima, non ha più i diritti commerciali sul Mediterraneo orientale e gli ottomani, effettivamente l'impero ottomano, danneggerà molto i possedimenti di Genova, specie in zone strategiche come l'Egeo e il Mar Nero. Quindi Genova tramonta come potenza marittima e navale e commerciale, recupererà sotto l'aspetto economico-finanziario, cioè si darà a delle grandi gruppi bancari che saranno determinanti per l'economia dell'Europa e finanzieranno interi stati. Quindi Genova si trasforma, perde il dominio navale e viene molto ridimensionata sotto l'aspetto dei commerci, recupera nell'aspetto bancario e finanziario. Speriamo allora di avervi aiutato a capire questa grande guerra tra Genova e Venezia, queste due città che ancora oggi sono un pochino, si guardano un po' in cagnesco, e quindi speriamo di avervi aiutato a scoprire un periodo storico fondamentale per l'Italia, quando singole città italiane erano di una potenza europea assolutamente riconosciuta da tutti. Come sempre vi invitiamo a iscrivervi subito al canale di Scriptamanent adesso, se no, se non vi iscrivete immediatamente, noi facciamo una cosa semplice. Dovete andare in bagno. Vi farete un bagno nella vasca? Quando siete nella vasca, metteremo un genovese da un lato, un veneziano dall'altro, voi in mezzo, tutti e tre nudi. Quello che succede, succede. Quello che succede, succede. Per non fare i bagni nudi, i genovesi, i veneziani che si ammazzano e voi in mezzo nella vasca, per non stare atterriti dalla vasca, nudi, con i veneziani e genovesi, iscrivetevi al canale di Scriptamanent. Un caro saluto e al prossimo documentario.